Benvenuti amici a questa nuova puntata di Mistero, Tradizioni e Storia Antica della Calabria. Siamo nei pressi di un luogo dal fascino e dal misticismo veramente straordinario, un luogo che risale al Medioevo, un luogo che ha a che vedere con personaggi straordinari come Gioacchino da Fiore e San Bernardo da Chiaravalle. Ci troviamo nei pressi dell'abbazia di Santa Maria della Sambucina, che secondo alcuni studiosi è figlia di quell'abbazia di Clairvaux fondata nel 1115 da San Bernardo di Chiaravalle. Ad accompagnarmi in questo nuovo viaggio nella storia, nell'arte e nella tradizione misteriosa anche per alcuni aspetti della nostra Calabria c'è l'Associazione dei Mystery Hunters. Allora, mi trovo con Alfonso Morelli, uno dei membri più attivi dell'Associazione Mystery Hunters. Andiamo a vedere questo posto magnifico insieme. Siamo all'interno della chiesa di Santa Maria della Sambucina. Ad accogliermi in questo splendido luogo, un luogo ricco di fascino, un luogo mistico che ci ricorda una storia millenaria, c'è Flaviano Garretano, uno appassionato cultore della storia locale, che ci spiegherà alcuni particolari, alcuni dettagli artistici molto importanti di questa struttura, di questo edificio. Buonasera Flaviano, grazie per averci accolto in questa splendida chiesa che ci ricorda veramente tutta la religiosità della Calabria, della nostra Calabria settentrionale. E volevo subito chiederti una cosa: quali sono i pezzi più importanti, più pregevoli di questa chiesa? Ce ne sono tanti, diccene uno in particolare, quello che tu prediligi. Allora, benvenuti all'Abbazia Cistercense Santa Maria della Sambucina, la prima abbazia cistercense nel Regno Normanno che risale alla metà del XII secolo. Si trova alle porte dell'Asila questa grandissima abbazia, di cui oggi rimane soltanto un terzo di quella che era all'epoca, distrutta tra terremoti e frane. Oggi vediamo soltanto alcuni resti. E per il pellegrino, il turista, il visitatore che viene qua in Sambucina ci sono tante cose belle, ma le cose più importanti che ci hanno lasciato questi monaci, qual è l'architettura ogivale, l'ogive, l'affresco della Madonna della Sambucina, la tela dell'Assunta e tante altre cose che il visitatore di persona potrà scoprire. Allora, ci avviciniamo alla tela dell'Assunta, Flaviano, va bene? Siamo vicino a questa splendida tela dell'Assunta, una meraviglia assoluta. Dici in poche parole di cosa si tratta, che periodo risale? Allora, quella che vedete qua dietro le mie spalle rappresenta la tela dell'Assunta, una tela di fine Cinquecento. Invece la cornice a forma templare è stata donata dal principe Francesco Firrao, che ha voluto che sia anche dipinta con oro. E questa Assunta è importante nelle abbazie cistercensi, la troviamo in tutte, in particolare in tutte le abbazie cistercensi, perché San Bernardo era molto devoto all'Assunta e in tutte le abbazie d'Europa c'è la quindicina d'agosto, dove il 15 agosto c'è la festa dell'Assunta. Questa ricalca, secondo alcuni storici dell'arte, il barbaro
Barbalunga, un pittore diciamo, di Messina, però non ci sono prove, non è firmata, non ci sono prove diciamo, sull'autenticità di questo pittore, però è un affresco molto bello e importante. Invece sulla parte più alta, sulla Cimasa, c'è l'incoronazione della Vergine. Nella parte ancora più alta c'è rimasto lo stemma dei principi Ferrau, che hanno donato la cornice e il legno dipinto in oro, e con lo stemma dei Caracciolo e Ferrau appunto con cui erano imparentati. Io però guardo e mi rendo conto che ci sono delle strutture ancora più importanti, più antiche, e ci vogliamo avvicinare così ci fai capire di che cosa stiamo parlando, va bene? Siamo nella parte più antica, più affascinante, più mistica di tutta la Chiesa. Flaviano, dove ci troviamo? Allora, qui siamo proprio sotto l'abside a forma rettangolare, che è la parte più antica dell'abbazia cistercense, perché ricalca la pianta bernardina con la volta a botte spezzata. Questa architettura risale alle prime abbazie cistercensi ed è ancora anteriore a Casamari, perché molti storici attribuivano questa abbazia filiazione di Casamari, invece questa abbazia cistercense è filiazione diretta di Clairvaux, vivente ancora a San Bernardo. L'abside è costituito da tre monofore, dove la mattina entra il sole ad est, perché queste abbazie sono orientate, nel senso che quando i magistri costruivano le abbazie non le costruivano a caso sul territorio, ma venivano orientate, cioè derivavano dalla parola orientare, fare la scelta giusta. Perché questo? Perché la luce la mattina indicava al monaco che la luce è vita, ma anche la direzione da dove è nato Gesù. Ad occidente c'è sempre, dove muore il sole, c'è sempre il rosone, e questo creava un gioco di luce. La mattina sorge il sole, ad occidente invece pone il sole e muore il sole. E questa diciamo, abside rappresenta la testa della croce latina piazzata per terra e rialzata, con i due bracci diciamo, laterali, perché tutte le abbazie cistercensi, o latine meglio, erano a croce latina, che si distinguevano da quella a croce greca di rito ortodosso bizantino. I nostri telespettatori, Flaviano, giustamente vogliono vedere quella che è il grande simbolo di questa abbazia, e cioè la Madonna del Sambuco. Correggimi se sbaglio, ci avviciniamo e la vediamo, va bene? Ok. È anche per me un'emozione molto forte, perché sinceramente non avevo mai visto dal vivo questa splendida rappresentazione della Madonna, della Vergine con il Bambino. Flaviano, di che cosa si tratta? Che cosa simboleggia questa splendida Madonna? Allora, qui vediamo un affresco molto antico. C'è una data sotto che legge 1501, e è una firma di una persona che l'ha ripreso questo affresco, 1501 Orlandus Stames, però sicuramente questo affresco era molto più grande, perché c'è una cornice adesso che lo rimpicciolisce. Rappresenta la Madonna del Sambuco, la Madonna Sambucina. Se guardate bene, dietro la testa della Madonna ci sono delle foglie di Sambuco, da qui il toponimo Santa Maria della Sambucina, perché tutto questo posto era circondato da alberi di Sambuco, e la leggenda vuole che sia apparsa questa Madonna col Bambino ad un pastore proprio in questo campo di Sambuco, e da qui è nata il toponimo Santa Maria della Sambucina. Allora, l'autore dell'affresco ha riportato alcuni particolari, perché dietro questo dipinto c'è una simbologia, in particolare sia al collo che al braccio del Bambino c'è il corallo. Il corallo veniva messo proprio addosso ai bambini in segno di salvezza, quindi era uso in quel periodo diciamo, mettere questo corallo rosso in particolare. E poi c'è tutto questo drappo che c'ha, che ricalca uno stile bizantino, quindi questo affresco sicuramente è anteriore a questa data 1501. Allora, l'abbazia di Santa Maria della Sambucina, molto importante anche da un punto di vista come dire, economico, nel senso che qui avveniva la lavorazione della seta, del cotone, della carta. Addirittura qui si dice che abbiano ricopiato alcuni codici, quindi anche la calligrafia. Però un'abbazia mi sembra un po' piccola, non so se... Correggimi Flaviano se mi sbaglio. Sì, in effetti quello che vediamo oggi della chiesa abbaziale è un terzo di quella che era un tempo in origine, perché qua al sud diciamo, è difficile trovare delle abbazie ancora integre, in piedi,
mentre dal centro nord Italia ne vediamo ancora Casamari, Fossanova, Clairvaux, le troviamo ancora intere. Perché? Perché queste abbazie qua a sud hanno subito danni da terremoti e da frane. In particolare qui ha subito un grosso danno un po' tutta la Calabria nel 1184, dove è stata poi ricostruita grazie all'aiuto di Luca Campano venuto da Casamari, grazie alla volontà di Gioacchino da Fiore che è conosciuto lì. E in più la storia poi è cambiata totalmente l'abbazia quando nel 1569 qui sul lato sud c'è stata una grossa frana d'inverno, il terreno è sceso di diverse decine di metri e ha distrutto tutto il monastero che era a sud, che è la parte più calda, i monasteri sono sempre su questo versante, e tutta la parte davanti alla chiesa, quindi i monaci, quei pochi erano rimasti, perché siamo nel 1569, quindi in pieno periodo di commende, quindi le chiese abbazie povere, depredate, gestite da abati commendatari che nemmeno conoscevano le loro abbazie, e è stata chiusa a questa altezza che vedete oggi, quindi sono state cancellate le due navate laterali piccoline e cinque campate sono scomparse, e quindi oggi sembra una piccola chiesa di campagna, cosa che non era, perché con un po' di fantasia si riesce a capire che 300 monaci non ci potevano stare qua. Hai parlato della maestranza di Luca Campano, le sue mani, il suo lavoro, dove si evince maggiormente in questa struttura? Allora sì, con l'arrivo di Luca Campano arrivò qui l'architettura, lo stile di Casamari, va bene? Mentre abbiamo parlato prima dell'abside, che è la parte più antica, molto più semplice, vedete, rettangolare, lavorato il tufo, la parte dopo l'abside comincia ad avere una lavorazione con dei torelli tondi che si ripetono anche sul portale. Questa è l'architettura portata dai monaci da Casamari, che infatti ricalcano proprio la loro architettura e si distingue dalla prima architettura originale cistercense che c'era qui per i danni che ha subito l'abbazia nel terremoto del 1184. Andiamo a vedere fuori allora? Va bene, va bene. Splendido questo portale, splendida maestranza del Medioevo, che se non sbaglio dovrebbe risalire al XIII secolo. Sì, quello che abbiamo davanti è come dire il biglietto da visita di chi viene alla Basilica della San Pucina. È un portale che risale al 1200, ricalca lo stile gotico, la parte interna, infatti la parte interna è proprio la parte originale, la parte esterna che ha tutto sesto invece è un rifacimento del 600 quando la chiesa è stata chiusa qui. Gli elementi caratteristici di questo portale che ricalcano qualche struttura cistercense, la simbologia, sono il giglio che vediamo rappresentato sui capitelli e l'arte gotica con questo materiale che è classico, diciamo, di quel periodo, che è calcarenite, che proviene dalle cave di Mendicino, Altiria e San Lucio. Tutta la parte centrale della Calabria viene usato questo materiale, che era molto lavorabile dagli scalpellini. Non è materiale proprio di questo posto qua, però è stato portato qua perché era molto lavorabile con gli scalpellini e hanno permesso di fare queste decorazioni a fiori o con le bugne, che risalgono al 600, questa parte esterna dell'arco. Allora, grazie Flaviano per la tua disponibilità e per le tue preziose informazioni. E io intanto mi avvicino, perché vedo con noi un altro splendido compagno del nostro viaggio alla San Pucina, che è il professore Enrico Iaccino. Allora, professore, ben trovato innanzitutto. Quando parliamo di gigli, quando parliamo di simbologia, quando parliamo di Bernardo da Chiaravalle, parliamo anche di Cavalieri Templari. Il ruolo di San Bernardo da Chiaravalle qui nella Calabria? Allora, San Bernardo di Chiaravalle è stato quello che ha fondato, diciamo, l'ordine dei Templari
E qui in Calabria ha avuto come uno dei principali, diciamo, seguaci Gioacchino da Viole, che ha aderito, quando ha preso gli ordini monastici, ha deciso di aderire proprio all'ordine dei cistercensi, perché condivideva proprio la figura di San Bernardo di Chiaravalle, con il quale si trovava abbastanza in sintonia su tutte le questioni religiose, le questioni teologiche. E qui, proprio nel monastero della Sambucina, è passato Gioacchino da Viole. Sarebbe meglio dire Gioacchino da Celico, perché è diventato poi Gioacchino da Viole quando ha fondato l'Ordine dei Florenzi e l'Abbazia di San Giovanni in Fiore. Professore, abbiamo visto il simbolo del giglio, abbiamo visto, ci sono anche altri simboli come la rosa mistica. Possiamo dire qualcosina ai nostri telespettatori circa la simbologia? Cosa rappresentano il giglio, la rosa mistica e quant'altro? La rosa mistica è, come simbologia, è simile al giglio, quindi il giglio e la rosa mistica rappresentano la stessa cosa secondo la simbologia. Che è relativa proprio a quello che è l'ordine dei Templari. Sono dei simboli usati principalmente dai Templari. Rappresentano il raggiungimento della conoscenza, cioè la rosa che dà il miele solo alle api. Perché dà il miele alle api? Perché le api sanno come estrarlo. Quindi la rosa mistica rappresenta la conoscenza che viene data alle persone che sanno come raggiungere questa conoscenza. E questa è la simbologia. Il giglio rappresenta la stessa cosa. Cioè le persone che si fregiano della rosa mistica e del giglio sono persone che hanno raggiunto una conoscenza non comune, che può essere una conoscenza diversa da quella delle conoscenze comuni relative proprio alle questioni esistenziali e alle questioni religiose. Allora, come sempre esaustivo, grazie per la disponibilità e per la collaborazione che Mistica Calabria ha con i Mystery Hunters. Grazie veramente di cuore. Allora, io ringrazio voi, perché sono dei momenti questi che stiamo vivendo insieme e che servono a far conoscere quella che è la storia della nostra Calabria principalmente. Prego. Bene amici, per oggi con la nostra trasmissione tutto dal comune di Luzzi, questo splendido luogo che è l'Abbazia di Santa Maria della Sambucina, per la rubrica Mistero, Tradizioni e Storia Antica della Calabria è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima volta con un altro mistero e un'altra storia. Yes, it is.